Ragazzi, lo sapete cosa ha combinato questo gattino stamattina? Allora, questo gattino stamattina è scappato, ma non è che è scappato. Allora, noi adesso lo teniamo un attimino qui, non può proprio essere libero per il giardino perché è piccolino. E siccome ci sono degli altri gattoni in giro, abbiamo paura, insomma, che si faccia del male. Però stamattina, siccome il papà di Leo aveva fatto, vi faccio vedere, allora ieri aveva messo questo, avevamo aperto qua, ok, e avevamo messo questo per non farlo uscire in modo che avesse anche un po' d'aria. Solo che ha fatto è saltato, si è arrampicato, ha saltato qua su, papà ha detto che l'ha visto qua sopra. Qua. L'ha vista prima di andare a lavorare. Ma non è possibile, cioè poi l'ha riportata dentro, no? No, è salita da sola dentro. No, ma anche perché È risaltata dentro da sola. Quando quando c'era papi. c'era papà. Poi dopo No, è anche, no, riuscito. un attimo, anche perché quando noi ci siamo svegliati era qua la gatta. Nel Sì. momento in cui siamo usciti è uscita pure Sì, ed era fuori, proprio fuori lei. Esatto. E fuori, adesso cosa verde? insieme all'altra gatta. Cosa hai fatto tu quando l'hai vista fuori? Ma E ho urlato. Cioè, l'hai vista prima tu. ha fatto pure tardi a scuola per prendere la gatta che era uscita fuori. Non l'ho presa alla fine. Perché se n'è andata nella siepe. Alla fine lei è andata a scuola, io sono tornata qua, io ho riaperto di nuovo la porta e lei è tornata dentro. Ma comunque ho detto a Leo di non preoccuparsi perché è femminuccia, quindi torna. Tina, guarda le sue unghie spietate. Amicia, è vero? Le sue unghie spietate. Le unghie cattive, cattive unghie. Le unghie acuminate. Guardate che graffie. Guardate. Quando lei vede una mano, gli vuole saltare addosso. Non chiedetemi perché, però sì. Non lo so perché. Ditemelo voi se lo sapete, se avete un gattino. Allora, questo Aggressiva. gattino, Leonardo, mi ha distrutto una Ha pianta. notato, ha Cioè, ragione. la mia piantina me l'ha tutta rotta. Cosa facciamo? Dobbiamo fare. È un po' birbantella, eh? Abbiamo preso, ragazzi, stamattina è arrivata da Amazon una lettiera auto. Come si chiama? Lettiera intelligente. Praticamente fatta con Wow, un cervello. una sorta di, vi faccio vedere. Allora, sotto ha un filtro, guardate, una specie di filtrino, vedete? In modo che si riesca a pulire bene. Io non ti ho vista, eri dietro di me. Di qua. Allora, aspettate. Amicia, guarda fuori, guarda fuori. Ehi. È già fuori. Era lì che passeggiava, guardate ragazzi, vedete dov'è lo scivolo? Era lì che passeggiava tranquilla. Ciao, ciao. Solo che è pericoloso, sei piccolina ancora. Ci sono i Esatto. gattacci in giro, quelli un po' monellini, maschietti pure. Lei è femminuccia. Lei è fiocco, pensa che l'altro gatto sia la sua mamma. E quindi ieri ha tirato la coda e l'altro gatto, cioè il fiocco ha tirato la coda all'altro gatto e l'altro gatto ha dato una scaramita all'aquario. Mi dicevano che a volte anche le mamme gatte lo fanno con i piccolini, che li spostano Tutti via. credono. Sì.
lo diceva il nonno. Quindi non ti preoccupare, è normale, non si è fatto niente. Ok, spostare via, non lanciare però. E lo fanno i gatti. Non si è fatto niente. Dove vai tu? Cosa fai lì? Guardate, io la prendo un attimo su e metto qua. A lei piace questo. Guardate, quello lo devo attaccare sempre. Yay! Ma non è piccolina tanto, eh? Sì, è tanto, è troppo piccolina. Ecco come ha fatto. Salta. Ragazzi, la gattina ha deciso che vuole uscire. C'è poco da fare. Si è arrampicata ed è scappata fuori. Vuole stare insieme a Leila. Vogliono stare insieme. Vieni qua. Lì è sporco, non abbiamo ancora pulito. Ragazzi, Leo non è molto contento che il gattino è libero. Ha fatto un casino. Lo vedi che la grande la va a controllare? Guarda, vedi? Guarda. Ehi tu, vai a vedere dove è andata la piccolina. Dov'è? Eccola la piccolina. Ciao piccolina, il giardino è tutto sporco. Non abbiamo ancora pulito. Il bantona, cattiva. Ma cosa fai, fiocchetta? Ciao ragazzi, tanti saluti da me e da Fiocco. Ciao! Ciao! Leonardo Di